Evitavo anche di andare al mare, di andare in spiaggia, mi sentivo ovviamente osservata, giudicata. Pesavo circa 110 kg. Il problema non era solo il peso, il fisico e la mente erano arrivati entrambi a un punto di collasso. Quando il medico di famiglia mi ha prescritto la pasticca per l'alta pressione. In quel momento mi sono sentito molto male e ho dato la mia parola a me stesso che avrei cambiato. MeCap presenta Peso Forma, l'obiettivo possibile. In questi ultimi 20-25 anni io le ho provate veramente tutte. L'ultima è stata proprio un bendaggio gastrico. Purtroppo non ha avuto nessun risultato su di me, perché in verità appena operato ho perso 30 kg, ma li ho ripresi con la stessa facilità con cui li avevo persi. Dicono di me che sono la più grande cultrice di diete. Ne ho fatte veramente tantissime. Ditemene una e l'ho fatta. Per 45 anni non ho fatto mai attività fisica, sicuramente per il fatto che mi sentivo appesantito, che ero lento, che non riuscivo a fare quello che volevo perché mi mancava l'energia. Ci sono alcuni aspetti della nostra vita che abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno di un coach. E ho deciso di iniziare il MeCap proprio perché ho visto in Roberto una persona coerente che mi poteva guidare in questo percorso che per me era molto difficile. Quando ho iniziato il MeCap ero a 110 kg. Il mio obiettivo era di arrivare a 75 kg e oggi, dopo 3 mesi, mi trovo a 94,9. Il mio obiettivo è di raggiungere i 68 kg, che per me sarebbe un raggiungimento importante per il mio fisico e per la mia salute. Quando ho iniziato questo programma pesavo 104 kg. Oggi, a distanza di 3 mesi, ho perso già 11 kg. L'obiettivo è arrivare a 75. Ma la cosa più importante è che oggi non mi sto mettendo fretta nello scendere 10 kg in 10 giorni, ma la mia educazione alimentare è cambiata. Mi piace mangiare, mi è sempre piaciuto mangiare. La cosa che ha fatto la differenza all'interno del MeCap è stata proprio il partire un click, una lampadina a livello mentale. Prima il mio unico intento era quello del controllo delle calorie, controllo del peso, salire sulla bilancia quasi H24. Ora, prima di tutto, sono molto più rilassata. Non ho più bisogno perché lo vedo attraverso il mio comportamento. L'importanza del protocollo PesoForma nel MeCap è obiettiva e oggettiva per la sfida della ripresa del controllo della propria vita. Per essere un coach efficace, per poter guidare le persone verso un cammino di cambiamento, per poter essere un leader, una guida, dobbiamo essere stati per primi capaci di vincere i nostri limiti. Nella mia testa è cambiato proprio l'approccio a come vivere la giornata. Mentre prima mi alzavo e il primo pensiero era la colazione, nella mia testa adesso c'è che vado a fare comunque una bella camminata. Per raggiungere il peso forma sono sottoposto ad un allenamento, sia di attività fisica, un allenamento del modo come io mi alimentavo. Prendere tutte e due è quello che mi ha permesso poi a un certo punto di calare peso molto velocemente. Essere più magri, avere un fisico più prestante, un fisico che comunque ti segue in quello che vuoi fare, sicuramente ti dà tanta energia in più. Ed è un'energia non solo fisica, ma anche mentale. E gli allenamenti, sì, sono stati un pochino faticosi, un pochino duri, però se Carmen Bella vuole apparire, un poco deve soffrire. In questo percorso ho capito una grandissima cosa, il credere soprattutto in se stessi. Dopodiché poterlo condividere insieme ad un gruppo, come noi chiamiamo il nostro gruppo di pari, dove la comunicazione è la stessa. Il
confrontarci, il parlarci tra di noi, vedere anche semplicemente una persona che migliora davanti a te è di enorme energia, di enorme stimolo. Il mio pensiero guida in questo percorso è: voglio e lo posso fare. Io ci sono e ce la faccio. Ce la farò sicuramente a raggiungere tutti i miei obiettivi come ho sempre fatto. Adesso sì. Cioè, io sono già a 75 kg. La mente è 75 kg. Io sono di là dicendomi al Francesco che viene: se non ti preoccupare, ti aspetto qua. Io ho una bruttissima storia da raccontare. È una storia che passa tra l'anoressia e la bulimia. E il fatto oggi di sentirmi libera con la mente e non più prigioniera di schemi mentali che portavano all'autodistruzione, credo che sia, anzi sono certa che sia il risultato più bello per me, per la mia salute, che abbia mai raggiunto in tutta la mia vita. Me lo devo. Chi soffre di bulimia purtroppo vomita e si vomita in maniera forzata, si provoca il vomito. E quella notte purtroppo, quando dopo aver fatto una grossa buffata di pasta, ho vomitato sangue. E questa cosa chiaramente mi ha spaventata moltissimo. Mi ha spaventata moltissimo e questa è una cosa che mi ha proprio segnata, perché lì ho capito che stavo veramente andando a rotoli, cioè stavo massacrando la mia vita. Ma oggi ho capito che l'unico sistema, e non è meccanico, è nel nostro cuore e dipende dalla nostra testa. Quindi se non mi aiuto da sola, se non... devo comandare io. Non posso lasciare che gli altri pensino a me. Però è molto importante, per me è molto importante, che chi mi è vicino mi supporti. Io ho proprio bisogno di questo. Di essere proprio supportata. Quando pesavo oltre 106 kg, avere il mal di schiena costante nel tempo era diventato insopportabile. Oggi sono veramente molto felice di non avere più mal di schiena, di muovermi, di essere più agile, più energico. Un anno fa ero 112 kg e adesso sono 84 kg. Bellissima soddisfazione, un gran risultato. Sono fiero di quello che sono riuscito a fare e sono fiero di riuscire ancora oggi, insomma, a essere un esempio per i miei figli, per la mia famiglia. Nell'ultimo periodo ho perso ancora 5 kg. E finalmente ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissata e oggi posso dire di aver trovato la mia vera identità e addio alla Carmen grassa che si nascondeva. In meno di un anno ho perso 32 kg, ho imparato a amarmi di più me stesso, ho imparato a fare sport e a nutrirmi meglio. Mi sento strabene. Il sogno che ho realizzato è stato quello di sentirmi in perfetta forma, sia da un punto di vista fisico, psichico e mentale. L'ultimo sfizio che mi sono tolta è acquistare questo pantalone e questo maglioncino con la camicia, ed è stato bellissimo perché non ho dovuto cercare la taglia disperatamente misurando più cose e sudando nel camerino. L'ho visto, mi è piaciuto, l'ho misurato, era perfetto, era per me. Sapere che posso essere sia una persona che ha grandi risultati, ma anche una persona sana, mi fa molto felice. Il vecchio Francesco ormai non esiste più. Francesco è un mito, ci sono solo nelle fotografie, però che non me li ricordo più.
prima guidavo una monovolume e adesso guido una Ferrari, una macchina sportiva. E conto di guidarla ancora per tanti anni. Il make-up mi ha permesso di fissare ancora di più questa convinzione assolutamente positiva in me, che è quella di fare la differenza, di emergere. Rifarei il make-up al 1000 per 1000 per ritrovare questa carne. Sono soddisfatta di quello che ho fatto fino adesso. So che devo fare della strada, ma non mi ferma più nessuno ormai. Noi abbiamo soltanto una cosa da fare: iniziare.